Dalla superficie ho notato due ricciole. Sono indeciso se scendere sul fondo e provare un aspetto oppure sparare da galla. La cosa migliore sarebbe stata scendere sul fondo, ma la tentazione è stata forte e ho provato un tiro dalla superficie, sbagliandolo. Carico velocemente il fucile, con la speranza che i pesci siano rimasti in zona. Mi dirigo velocemente sul fondo per provare un aspetto. E quando sono in prossimità del fondale, già noto le due ricciole. I pesci erano tranquilli e non si sono allontanati. Questa volta il tiro è stato preciso e mi ha permesso la cattura di questo pesce. Per fortuna, perché in realtà ero un po' deluso di come era andato il primo tiro. Sparare un pesce dalla superficie non è semplice, perché solitamente abbiamo pochi piombi in cintura e questo non facilita la riuscita della manovra. In questa occasione l'acqua è veramente uno spettacolo, perché la visibilità supera di gran lunga i 30 metri. Ci aiuta molto perché possiamo avvistare pesci direttamente dalla superficie. Può capitare di vedere la cenia in candela oppure qualche pesce intanarsi. Insomma, l'acqua pulita aiuta sempre. Durante la discesa decido di andare a controllare il bordo di quel ciglio. Una volta arrivato sul fondo, mi affaccio con cautela e subito dopo inizio ad illuminare le fessure della tana. Ma mi rendo conto che all'imboccatura c'è una corvina, quindi passo il fucile in posizione di minima e sparo. Successivamente inizio la risalita verso la superficie. In questa occasione non vedo bene il fondo dalla superficie, quindi decido di fare una planata esplorativa. Consiste nel scendere una decina di metri e fare una planata parallela al fondale, così da permettermi di vedere bene e scegliere il punto esatto dove successivamente andrò a controllare. Arrivato sul fondo, in lontananza ho visto una cernia. Era lontana, ma ho allineato bene il tiro, ho preso la mira per bene e sono riuscito a catturare questo pesce. In questo sport, la pesca in apnea è di fondamentale importanza l'esperienza. Infatti, spessissimo accade di riuscire a concludere catture dove l'esperienza ha avuto un ruolo fondamentale. In questo caso sono riuscito a sparare al volo e a catturare questa cernia grazie alla conoscenza perfetta della tana, perché si può notare che una volta affacciandomi dalla tana ho allineato subito l'arma nel punto in cui il pesce andava a nascondersi. Durante la discesa scudo tentatamente il fondale, tentando di agganciare ogni minimo accorgimento.
Che può essere? Il movimento della mangianza? Qualche pesce intanarsi? O qualsiasi cosa che riesce a stimolare la mia attenzione e ad incuriosirmi. Tutto ciò mi fa capire come concludere l'azione di pesca, una volta arrivato sul fondo. In questo caso, ho deciso di posizionarmi all'aspetto. Dopo qualche secondo, noto arrivare un dendice. Passa lontano, ma ho l'arma giusta in mano. E il pesce finisce in sagola. Metto in tiro la lenza, così evito di farlo intanare. Con qualche piccolo strattone riesco a liberare il pesce e piano piano inizio la risalita verso la superficie. Una volta arrivati a galla non dobbiamo pensare a niente, non dobbiamo pensare a parlare, non dobbiamo pensare al pesce, dobbiamo pensare solo a recuperare e respirare nel modo giusto. In quel momento è quella la cosa più importante per evitare rischi. L'estate sta per finire, le temperature iniziano ad raffreddarsi e questi sbalzi climatici tra caldo e freddo creano burrasche. Questa condizione, apparentemente negativa per noi sicuramente, per i pesci non lo è. Infatti, parecchie specie salgono di quota, permettendoci così molte più chance e catture. In questo caso una ricciola, ma non solo, anche i dendici e le cernie si possono notare con maggior frequenza in questo periodo. Dopo circa una settimana dalla prima ricciola, quella che sbagliai in superficie, è arrivato un branco. Ancora avevo l'immagine fresca e la paura di sbagliare, quindi questa volta decido di fare un aspetto direttamente sul fondo, così da evitare di sbagliare nuovamente. Una volta arrivato sul fondo, mi posiziono all'aspetto e veramente solo dopo pochissimi secondi le ricciole iniziano ad avvicinarsi, rendendomi semplice la cattura. L'acqua è nuovamente cristallina. Di solito, quando trovo le condizioni di acqua così pulita, mi dedico per lo più alla pesca a maggiore profondità, soprattutto alle cernie, perché la trasparenza dell'acqua mi permette l'avvistamento di questi pesci da molto lontano, così da poter anticipare le manovre e
e permettemi la cattura con più sicurezza e semplicità. Proprio sotto di me avevo una cernia bianca, ma non me ne ero accorto. Era nella classica posizione detta a candela. Infatti amano mettersi così, per controllare bene tutto ciò che hanno intorno. Il pesce si allontana ed io inizio piano piano ad inseguirla, con la speranza che il prima possibile mi porti nella sua tana. In questo momento il pesce ha un ripensamento, come se volesse tornare indietro oppure cambiare direzione. Questo mi fa intuire che la tana potrebbe essere vicino a me. E la sua fuga è dettata dal fatto che si stia spaventando. Infatti lei prima è partita, poi ha girato questa grossa oasi di roccia e me la sono trovato sulla mia destra, proprio davanti alla tana. È ferma e mobile ed io ho già allineato il mio 115. Mi sarei potuto avvicinare ancora un po', ma il pesce era già spaventato, con il rischio di vederla scappare senza riuscire ad allinearla e poterla sparare. Quindi ho preferito un tiro lontano. Facendo affidamento alla potenza del mio fucile, sono riuscito a portare a casa quest'altro pesce.